Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Gianmarco Lodi, che mi chiede di parlare del film di Ettore Scola del 1968. Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa? 1968, Alberto Sordi, nel ruolo di Salvo, ricco editore stampo della città di Roma, della sua follia, insomma del mondo occidentale, che decide di andare in Africa a cercare Titino, del quale, un amico del quale non si sentono tracce da più di 3 anni, e poi è il cognato appunto del nostro Alberto Sordi, interpretato alla stragrande da Nino Manfredi. Il nostro Dubaldo trascina nell'impresa anche il marchigiano Palmarini, ovvero un suo dipendente, e di lì tutto il viaggio fra quello che riusciranno insomma a trovare nel mezzo al loro viaggio di formazione, in un certo senso, tra mercenari straccioni, truffatori e altro, insomma alla fine riusciranno a trovare il nostro Titino, ma la storia continuerà perché poi le vogliono portare e ritornare in Italia e di lì altro, insomma. E il film è scritto quasi a scarpelli da Ettore Scola, e va detto che secondo me non è uno dei migliori film di Scola assolutamente, però un buon film lo stesso. E Manfredi è grandissimo, Sordi lo trovo un po' sopra le righe sinceramente nel film, non mi convince completamente, nonostante poi la sua prova sia sempre buona, un attore gigantesco. Però il film vive soprattutto insomma di un certo tipo di critica sociale al modernismo nostro, la voglia dell'Africa, la voglia della vita reale, la voglia dei rapporti umani, e cresce sempre di più attraverso un film comunque costruito benissimo a livello di sceneggiatura, in quel senso narrativamente è ben fatto, gli attori come ho detto sono molto bravi, anche se Sordi secondo me comunque leva un po' al film più che aggiungere, incredibilmente di solito è il contrario. Manfredi è grandioso, così come sono molto bravi Bernard Blier nel ruolo di Ubaldo Palmarini, ovvero appunto l'impiegato di Sordi, Giuliana Lo Iodice nel ruolo della moglie di Sabatini, Franco Bettoia e Erika Blanchet e gli altri, quindi un bel cast per un buon film, una buona commedia con piccoli sprazzi d'avventura che ha la fortuna di avere una grande musica di Armando Trovajoli che rende molto bene, un bel montaggio, una fotografia ben fatta, tecnicamente un film ben fatto. Scola mette in scena come sa quello che deve fare, solo che il film probabilmente è invecchiato un po' malino, è tanti anni che non lo vedo, 20 anni in effetti che non lo vedo, però è uno di quei classici film che passava sempre alla Rai, l'avrò visto 300 volte da bimbetto, ma è uno di quei film che mi passavano abbastanza inosservati. Non si ride, non è troppo comico, non è troppo drammatico, non è troppo avventuroso, un film un po' una via di mezzo, che ripeto, la messa in scena di Scola è sempre ottima, perché lui lavora anche quando fa di mestiere, diciamo, viene benissimo, quando poi viene fuori l'arte diventa un grande. Ecco, secondo me in questo film ancora un certo tipo di maturità che vedremo in Una giornata particolare, Non ci eravamo tanto amati, e in altri film ancora deve sbocciare, nonostante ripeto secondo me il film è più che buono ed ha un interessante insomma formazione di base all'idea del soggetto, all'idea appunto del cambiamento, l'idea del viaggio che sembra quasi precedente a quella che poi potrebbe portare in scena per esempio un Salvatores 20 anni dopo. Quindi che cosa vi posso dire di più? Il link del film è qua sotto. Per me Scola è un genio, come Monicelli del cinema italiano lo voglia di dire gli incompetenti che dicono il contrario, e questo film è il film di un genio che però stavolta non ha tirato fuori un granché di genialate, se non in un paio di punti veramente azzeccatissimi. Ripeto, film del 68, Age Scarpelli scrivono con Scola, che dirige sempre alla stragrande, una sceneggiatura però insomma che non è così convincente come saranno altre sue in futuro, ma che rende comunque il film più che gradevole, un'ottima idea insomma per capire com'era il cinema italiano degli anni 60, anche le commedie avventurose, sociali e politiche come sono appunto quelle praticamente sempre del grandissimo, grandissimo Ettore Scola.